Eccoci qui, ben collegati. Buonasera a tutti e buon inizio settimana e anche buon inizio del mese di dicembre da parte mia, Pierpaolo Scandurra, e per questo pomeriggio in piacevole collegamento Leontech con noi e quindi vedo già collegati in webcam anche Anna, Berto e Pietro Saccomandi. Ci siete? Sì? Certo, Sì, buonasera a tutti. buonasera a tutti. Eccovi, quindi oggi sarete voi due appunto a tenere un po' compagnia a tutti coloro che decideranno di trascorrere quest'ora assieme a noi e soprattutto per parlare di certificati che avete ancora per questa, per quest'ultima parte dell'anno quotato sul mercato italiano, rinnovando ulteriormente la vostra offerta e tra l'altro rispettando un po' quelle che erano state le promesse fatte nei precedenti webinar, portando anche delle novità importanti, tra cui quella che stiamo già vedendo sul monitor, quella dei nuovi certificati quotati per la prima volta a Sedex di Borsa Italiana. Fra poco ne andremo a parlare, però già potete vedere qui un po' quello che è il quadro dei nuovi certificati su single name, quindi singolo sottostante, che sono stati portati in quotazione. Nel frattempo, nel dare il benvenuto a tutti coloro che si stanno collegando, vi ricordo che questo webinar, così come tutti quelli del nostro ciclo di appuntamenti già svolto nel corso del 2019, è in fase di registrazione. Pertanto, chi volesse potrà eventualmente rivederlo in un secondo momento, anche per andare a, magari a vedere con più attenzione alcuni temi trattati durante l'incontro. Così come ricordo la possibilità di collegarvi con la chat, quindi poter interagire direttamente con noi, ma anche questo è un meccanismo che ormai conoscete benissimo, infatti vedo che ci sono già numerosi interventi, oltre che i sempre più che graditi saluti da parte di coloro che partecipano ormai mensilmente a questo nostro incontro. Per quanto riguarda i mercati, prima di lasciarvi la parola, per quanto riguarda i mercati, era da un bel po' di tempo che effettivamente non si vedeva questo segno rosso così acceso e oggi abbiamo un quadro tendenzialmente molto negativo. I motivi credo che ormai li conosciate già, tranne che chi eventualmente si è collegato solo in questo momento e oggi non ha avuto modo di seguire i mercati, però insomma oggi è arrivato un nuovo tweet di Trump a scuotere un po' i mercati internazionali con nuovi dazi annunciati e quindi non solamente la notizia di nuovi dazi, ma soprattutto quella di un mancato accordo con la Cina che quindi tende a ritardare sempre più. Per quanto riguarda invece l'Europa, il tutto tra l'altro viene un po' accentuato anche dalle discussioni in corso tra Europa e il governo italiano in merito al MES, quindi al meccanismo di stabilità. Ma insomma, queste sono tutte notizie che immagino avrete avuto già modo di vedere. Il quadro comunque, come dicevamo, era da un bel po' di tempo che non si vedeva così negativo. Credo che non vorrei sbagliare, ma non ho avuto tempo di controllare, ma credo che risalga ad agosto più o meno l'ultima giornata con un indice italiano con una performance superiore al 2% di ribasso e che questa performance tra l'altro coinvolga anche un po' tutte le altre piazze internazionali. Vedremo se è solamente una giornata storta o se invece si comincia a vedere un po' più di volatilità sui mercati, che tutto sommato non credo che chiaramente insomma, questo debba far presupporre l'inizio di un'inversione di tendenza, però insomma, a volte un po' di volatilità aiuta anche a trovare qualche prezzo migliore. Ma comunque, questa era un po' la nostra introduzione. A questo punto io direi, Anna o Pietro, insomma, chi dei due vuole introdurre questa importante novità della quotazione, come dicevamo, dei nuovi certificati, quotati sul Sedex per la prima volta. Quindi novità non solamente in termini di quotazione, ma anche a livello di certificati, per quanto naturalmente la struttura è ormai quella classica e consueta, però avete deciso di approdare sul Sedex con dei certificati molto semplici. Ecco, a voi. Assolutamente, l'idea era proprio questa. Abbiamo lanciato 10 certificati che di per sé sono tutti molto simili, nel senso che i parametri principali sono identici, l'unica differenza sono chiaramente i vari sottostanti e i livelli di coupon relativi. Quindi sono tutti prodotti con una scadenza relativamente corta, a 3 anni, e barriera europea a scadenza del 60%. La barriera del coupon è anche quella del 60%, il coupon è pagato trimestralmente ed ha l'effetto memoria. Questo
Quindi sono, tutte le strutture sono, come dicevo, identiche, l'unica differenza sono i livelli di coupon che ogni sottostante ci dà. E abbiamo deciso di lanciarle innanzitutto tutte insieme sul Sedex per iniziare a, insomma, a quotare in modo un pochino più significativo su questo nuovo mercato che abbiamo appena allacciato. E abbiamo scelto di procedere con le strutture più semplici che sono magari quelle di punta che lanciamo noi, cioè i Phoenix Autocall, in questo caso con singoli sottostanti, proprio per proporre dei prodotti molto semplici, come dicevo. E questa tabella infatti li riesce a riassumere molto bene perché essendo i parametri molto simili, ci vuole un attimo a vedere le varie differenze di rendimento che ogni nome può dare. Ecco Pietro, facciamo un passaggio direttamente su uno dei primi certificati. Ho preso il primo, quello su Intesa San Paolo, che tra l'altro è anche un titolo che piace sempre. Quindi prendiamo ad esempio questo e così raccontiamo un po' la struttura per tutti. Certo, allora questo è un autocall, un certificato di tipo autocall che ha scadenza naturale di 3 anni, ma che può essere appunto perché autocall richiamato anticipatamente, ha osservazione trimestrale e la prima data disponibile per l'autocall è il 28 di febbraio 2020, quindi diciamo che non c'è ritardo, non c'è delay nell'autocall perché la prima osservazione coupon coincide anche con la prima osservazione appunto dell'autocall. Il livello di coupon trigger è posto al 60% e paga una cedola del 2% condizionata appunto a questo livello di trigger e con effetto memoria, mentre il trigger dell'autocall è un trigger discendente che parte da 100, passa a 95 e finisce a 90. Infine, se il prodotto dovesse arrivare alla scadenza naturale, quindi al terzo anno, si osserverà, una barriera europea che è posta al 60% rispetto al fixing iniziale, quindi che coincide con il livello del coupon trigger. E quindi è un prodotto relativamente semplice, soprattutto standard rispetto a quelli che noi abbiamo emesso in questi anni su EuroTLX, anzi forse addirittura più semplice proprio perché ha single name e non ha neanche un paniere worst off. Ecco, allora intanto faccio io una precisazione solo perché, soprattutto per una questione legata ai nomi commerciali, ormai chi segue il mercato tende, giustamente hai fatto notare, come si tratta di un certificato autocallable, ormai comunemente conosciuto anche come Phoenix Memory, quindi è esattamente la stessa struttura, questo lo diciamo a beneficio di chi sta vedendo per la prima volta magari il certificato, è della famiglia molto larga quella degli autocallable o degli express, però nello caso specifico, come si può vedere, prevede trimestralmente sia l'opzione di rimborso anticipato, e da qui il fatto che sia un autocallable, sia il pagamento del coupon, che quindi in questo caso è sganciato dal rimborso anticipato, perché è agganciato quindi alla barriera cedola del 60%. Quindi insomma, la precisazione è che si tratta esattamente della stessa struttura. Quello che notavo effettivamente, e lo hai fatto notare tu, ma insomma me l'avrei chiesto io, è come mai avete posizionato da subito il trigger autocall al 100% sin dalla prima data? Cioè, normalmente c'è un po' di ritardo perché la data è trimestrale, la rilevazione è trimestrale, forse, o per una questione di strutturazione veniva così. Beh, semplicemente, allora, come hai sottolineato tu, normalmente la maggior parte dei nostri prodotti Phoenix Memory ha osservazione mensile, quindi mettiamo un delay proprio perché mettere l'autocall a un mese dalla issue date sarebbe un po' ravvicinato e magari appunto non darebbe neanche il tempo di studiare il prodotto, comprenderlo e poi eventualmente andarlo ad acquistare. Quindi in questo caso trattandosi di un'osservazione trimestrale, c'è appunto comunque abbastanza spazio tra la issue date e la prima osservazione. Ecco, l'altra domanda che invece ci viene posta da Luca: perché avete scelto di fare la cedola trimestrale e non mensile per questa serie di emissioni?
Allora, linea di massima, tutte le nostre missioni hanno sempre la cedola mensile, è assolutamente vero e infatti noi ci siamo abituati in questo modo perché il feedback che abbiamo ricevuto è sempre molto positivo. Abbiamo deciso di fare un test e di vedere se comunque l'interesse c'è anche per la cedola trimestrale invece che per la cedola mensile. Quindi diciamo che non c'è un motivo specifico, avevamo voluto semplicemente fare un cambiamento. Inoltre, devo dire anche che essendo uno dei primi prodotti che facciamo sul Sedex, avendone lanciati 10, avere la cedola mensile vuol dire che noi ogni mese dobbiamo mandare 10 email, 10 comunicazioni al mercato. Ora, essendo ancora tra i primi prodotti che lanciamo, abbiamo pensato di farlo trimestrale in modo da avere un meccanismo un pochino più semplice per i primi prodotti, in modo da vedere che sia tutto sotto controllo dal punto operativo nostro. Quindi non c'è una reale differenza tecnica di prodotto, è semplicemente, diciamo, un test nostro interno. Volevamo capire se il mercato ormai si è abituato a ricevere la cedola mensile e la vuole solo mensile, oppure se può essere comunque un livello interessante che può comunque andare bene all'investitore. Ok, ma guarda, allora intanto ti ringrazio Pietro, come al solito nei nostri webinar riuscite sempre a dare degli spunti di riflessione, perché poi è una questione questa che forse all'investitore interessa meno o soprattutto non si crea il problema, però hai fatto notare giustamente la differenza tra quotare Sedex e quotare TLX, insomma ci sono diverse differenze, però al lato pratico è anche magari quella di dover rendere una comunicazione un po' più puntuale rispetto a quello che magari avviene su TLX, e questo dicevi in particolare per i pagamenti premi. Ripeto, poi magari all'investitore questa cosa è oscura, non è conosciuta, quindi insomma hai dato un'ulteriore motivazione. E, per quanto riguarda, allora, intanto ti dico, vabbè, insomma c'è Giovanni che dice preferisce le cedole mensili, quindi magari. Dice scusate la franchezza, però dice insomma preferisco la cedola mensile. Poi altra invece considerazione, Sergio dice di mettere la prima data autocall a 6 mesi, quindi eventualmente insomma probabilmente anche questo spieghiamo il motivo per cui ovviamente per chi compra può essere più interessante, perché chiaramente mettere l'autocall a 6 mesi permette al certificato di camminare un po' di più anche nel caso di rialzo, no? Perché se tu hai 2 trimestri con 2% a trimestre il certificato in caso di rialzo del sottostante può andare anche sopra i 1020, viceversa in questo caso si bloccherebbe. E, ecco, invece a prescindere da queste che sono tutti spunti che io chiaramente vi giro, anche Guido preferisce le cedole mensili, ma insomma queste sono tutte cose che poi vi rimanderò nel report del webinar. Invece ci sono due cose che mi interessano nelle domande che stanno arrivando, che ritengo siano interessanti, diciamo sono abbastanza collegate tra loro. Brunella fa una riflessione sul fatto che tutti gli strike sono stati fissati comunque con valori alti, visto come hanno corso le borse, e Luca invece dice se in questo periodo i prezzi alti conviene emettere certificati. Allora, prendiamo spunto da queste due domande, così poi torniamo a vedere la serie di emissione, perché c'è secondo me un'interessante considerazione da fare proprio sui prezzi degli strike, quindi i prezzi dei sottostanti in questo periodo particolare di mercato, cioè sul discorso che il fatto che abbiano corso le borse e sono stati fissati gli strike su prezzi alti, però stavo guardando i prezzi di mercato in questo momento, potenzialmente c'è la possibilità magari di comprarlo sotto la pari, quindi forse la correzione che c'è stata, correzione insomma, adesso non la enfatizziamo troppo, insomma questa giornata rossa di oggi permette di comprare magari sotto la pari con delle barriere che sono ancora comunque lontanissime. Invece quello che lascerei rispondere a voi è se conviene emettere certificati in questo periodo di prezzi alti, cioè le strutture. In un momento in cui i prezzi sono molto alti e quindi la volatilità finora non è stata così eccezionale, cioè come si relaziona con le emissioni che fate? Allora, quello che dici è assolutamente corretto. Senza entrare in merito di una previsione di come si muoverà il mercato, sai, noi abbiamo tanti clienti che si aspettano una correzione da più di un anno ormai. Quello che noi possiamo fare è la seguente cosa. Innanzitutto, creare un'offerta prodotti che non sia soltanto long, ma che magari sia, per esempio, abbiamo lanciato tanti twin win.
prodotti che sono posizionati in modo tale da poter guadagnare in caso anche di movimenti laterali. Detto questo, la verità è che l'investitore vuole comprare, vuole essere long. È molto difficile iniziare a vendere soltanto prodotti short. E quindi noi come ci posizioniamo? Cerchiamo di avere delle barriere molto basse, anche nel caso di prodotti con un solo sottostante, dove chiaramente avere delle barriere basse è più difficile, perché essendoci solo un sottostante non abbiamo la correlazione che danno più titoli nello stesso prodotto. Quindi la nostra idea è: sì, è vero, Intesa potrebbe correggere, potrebbe perdere diversi punti nei prossimi mesi. Noi mettiamo una barriera europea al 60%, che in un certo senso dà quella garanzia in più di magari avere prodotti con barriere americane molto alte. Per quanto invece riguarda il momento di mercato, noi per esempio volevamo lanciare una decina di prodotti sui nomi italiani e francesi, siamo andati ad escludere tutti quei sottostanti che rispetto alla volatilità storica magari in questo momento avevano una volatilità particolarmente bassa proprio per questo motivo. Quindi sì, è vero, non è proprio il momento migliore per vendere un prodotto su Intesa, però la verità è che ogni volta che crolla il mercato e che quindi la volatilità sale, la gente ha paura. Quindi anche se poi quello è il momento migliore per lanciare il prodotto, nessuno vuole comprarlo. Quindi bisogna trovare un pochino un compromesso, diciamo. Il nostro compromesso è adesso, ma come è sempre stato da quando lanciamo prodotti in Italia, quello di cercare di avere barriere il più basse possibili e nella maggior parte europee, in modo tale da comunque avere una protezione significativa. Poi è verissimo che, insomma, avere la sfera di cristallo ci aiuterebbe a capire chiaramente in che direzione andare. Però, se vogliamo lanciare prodotti long, io direi che è necessario avere una barriera molto protettiva. Ok, allora intanto come mai barriera a 60 e non a 50? Non ce la facevate, praticamente dice, si perdeva troppo in termini di cedola? Il rendimento sarebbe stato troppo basso e abbiamo Ok. notato spesso che quando le cedole sono inferiori al 5%, a prescindere da quanto sia conservativo il prodotto, non è più appetibile. Quindi abbiamo per esempio provato a creare dei prodotti che avessero delle cedole sul 3, anche 2%, magari con dei titoli molto tranquilli, con indici, però abbiamo sempre poco interesse. Magari in parte per come vengono utilizzati dai nostri clienti certificati, magari vengono utilizzati per andare a essere inseriti in quella percentuale del portfolio dove si cerca di avere un rendimento di un certo livello. Fatto sta che se avessimo messo delle barriere al 50, il rendimento sarebbe stato molto molto più basso. Quindi il 60% era magari il livello ottimale per avere un buon rendimento e una determinata protezione a scadenza. Ok, allora poi torniamo un attimo sulle domande perché ce ne sono arrivate molte, anche delle, diciamo, un po' delle risposte implicite a quanto stavi dicendo, quindi tra poco te le giro. Però volevo approfittare per vedere, ad esempio, questo certificato legato al titolo UniCredit. Vedi, quando io poi anche in ottica di portafoglio si cerca sempre di dare un senso alle emissioni, adesso naturalmente io non so cosa farà UniCredit per i prossimi 2 anni. O tre dell'emissione, o addirittura fra 3 mesi, però sappiamo che su UniCredit dovrebbe essere partito, se non ancora partito lo sarà a breve, un'operazione di buyback che in qualche modo sta condizionando molti titoli, non solamente in America, ma ormai anche in Europa c'è questa tendenza a far partire queste operazioni di riacquisto delle azioni proprie. Naturalmente, questo non vorrà dire necessariamente che il titolo UniCredit crescerà, però guardavo a quello che è il posizionamento della barriera che coincide quindi sia per il coupon che per la protezione del capitale, è un barriera a 7,6 euro. E se andiamo sul grafico di UniCredit, facendolo partire quindi da ad esempio dagli ultimi 5 anni, vediamo come il minimo sia stato fatto a luglio del 2013 a 8,53. Quindi avere una barriera a 7,60 è praticamente posizionata oltre un 10% al di sotto dei minimi del 2016. Non c'è chiaramente nessuna garanzia che non possa essere raggiunta questa, che poi quindi ci mancherebbe, altrimenti non pagherebbe il 10% annuo. Quindi è evidente che il certificato si porta dietro una componente di rischio, però quando si parla di rischio
soprattutto in questa fase dove bisogna accettare il compromesso di mettere più di un piede sull'azionario per trovare rendimento, forse questa è una proposta che io ritengo in questo momento estremamente interessante. Paradossalmente, proprio per il discorso che facevi tu, mi sento quasi di guardare con più favore ad un'emissione del 25% su euro, che è una barriera a livelli assolutamente mai visti e inesplorati dal titolo ENI. Quindi in questo senso, insomma, potrebbe essere. Guarda, ti disattivo la webcam, Pietro, perché mi dice che abbiamo un problema di banda. Quindi poi c'è qualcuno che non riesce. Tanto se non vi dispiace, preferisco farvi sentire piuttosto che vedere. Ok, dicevo invece, questo su ENI con barriera 8,33, anche qui è un livello che non ha mai visto il titolo ENI, o almeno non mi ricordo francamente dalla privatizzazione in poi. Quindi insomma, sicuramente entrambi interessanti, forse rispondono a due esigenze diverse, però abbiamo un 5% su ENI e un 10% su UniCredit. Non so se c'è qualche problema di audio. Brunella mi dice non mi sente, forse abbiamo risolto ora togliendo la webcam. Mi dicono Ora che non si si sente sente. male. Ok, adesso va meglio. E allora, intanto andiamo avanti. Spero appunto che nel frattempo si senta un po' meglio. Mi facevano notare come non ci sia l'evidenza che il certificato è quotato sul Sedex, almeno sulla pagina, quindi magari questo lo poi lo inserirete, no? Immagino. Controlliamo. Effettivamente potremmo, ora che abbiamo entrambi i mercati, potremmo magari farlo inserire sul nostro sito. È un ottimo spunto, lo prendiamo nota. Ok, questo ve l'ho girata. Allora, dicevo, vediamo un po' se poi adesso andiamo a parlare, perché nel frattempo, quando tu prima facevi le tue considerazioni, c'è cioè ad esempio Luca, no, non ricordo, forse Antonio che diceva, ma in realtà non è vero che a noi piace solamente comprare, cioè lui infatti chiedeva anche qualche certificato reverso. Devo dire che in realtà però il mercato, questo da osservatore ormai da tanti anni, evidentemente preferisce andare sempre sui prodotti long piuttosto che quelli short. Poi c'è chi come Antonio e molti altri partecipanti ai nostri webinar che ormai utilizzano i certificati in maniera un po' più avanzata, ecco, mettiamola così, preferiscono anche acquistare certificati reverse, no? Nell'ottica della copertura, però tendenzialmente si va sempre a scegliere preferibilmente un certificato long, e quindi in questo senso però ci faceva notare come eventualmente proponeva l'emissione di certificati su singolo sottostante, eventualmente però di tipo reverse, mentre c'è, e quindi te l'ho girata, mentre c'è Gianni, ma in realtà anche Felice, che diceva se non sia opportuno emettere certificati in un airbag o di tipo twin-win. E quindi a questo punto io direi, leggendo le ultime domande, allora guarda, intanto mi state scrivendo proprio a raffica, quindi le leggo, scusate se ogni tanto mi fermo. Altri inviti, oltre a segnare se il certificato è Sedex, anche l'effetto memoria, però vediamo che è stato implementato, vedi Luca, L'abbiamo l'effetto implementato, memoria sì. lo troviamo direttamente sul sito, perché dicevano di specificarlo anche sugli altri, quindi questo adesso è una cosa che è stata implementata. Allora, se siete d'accordo, io direi di dare quindi velocemente uno sguardo ancora agli ultimi certificati quotati su Sedex, quindi sottostanti si va dai titoli italiani, Intesa, UniCredit, piuttosto che ancora Fiat, Pirelli, ENI, fino ad arrivare invece a sottostanti esteri come Renault, AXA, Valeo, Total, e qui i premi vanno da un 5% fino al 12% del titolo Valeo, che è quello che paga potenzialmente di più. Quindi questa è un po' la serie di emissione, tutta quotata Sedex, già in quotazione da quando, Pietro? Da oggi? Da oggi. Da Da oggi, oggi è il oggi. primo Perfetto, giorno. quindi praticamente si trovano, diciamo, per la maggior parte delle piattaforme tra domani e al massimo dopodomani sono reperibili e quindi acquistabili.
Volevo Paolo, ti posso invece. fare una parentesi su quello che stavi dicendo prima? Sì, Allora, certo. prodotti short e prodotti twin-win con nome singolo chiaramente sono molto interessanti. È un pelo più difficile strutturarli rispetto agli autocall normali perché sono delle strutture che costano di più. Quindi chiaramente magari ci possiamo lavorare, possiamo guardare che cosa funziona e che cosa no. Quello che posso immaginarmi è che magari vadano a funzionare con dei sottostanti molto volatili come magari Tesla, quindi nomi che abbiamo già utilizzato tante volte. Per questo normalmente utilizziamo dei basket e non dei singoli nomi, perché costano molto di più come strutture. E la nostra idea è quella, anche per riallacciarci al discorso di prima, quando andiamo a creare un prodotto dove il rischio finale è equity. Ci piace molto l'idea di avere dei rendimenti minimi di un certo livello perché il cliente si assume un determinato rischio e secondo noi ci deve essere una remunerazione minima che magari può essere il 5 e il 6 o il 6%, giusto per comunque andare a dire ok, sono dei prodotti più rischiosi di un'obbligazione, cerchiamo di avere dei rendimenti più alti di un'obbligazione. Poi adesso vabbè, i rendimenti delle obbligazioni sono a zero, quindi è un altro discorso, però immagino che in Italia un investitore sia abituato a un 2-3% fisso per quanto riguarda l'obbligazionario, almeno storicamente. Quindi la nostra idea è quella di cercare sempre di avere dei rendimenti minimi che vadano da un 5 o un 6% per questi prodotti. Quindi grazie della precisazione, tra l'altro ricordiamo sempre che se i certificati long, quindi classici, vengono costruiti grazie alla rinuncia ai dividendi e quindi tipicamente si utilizzano sottostanti con dividendi, nel momento in cui andiamo a fare il prodotto short, il problema del dividendo lavora esattamente al contrario, quindi fare un reverse, ad esempio su Intesa San Paolo, diventa particolarmente difficile, quindi ecco il motivo per cui Pietro faceva giustamente riferimento magari a sottostanti americani che sono tipicamente con dividendi molto più bassi e consentono la costruzione. Dato che ci è arrivata più di una domanda su certificati reverse, ovvero l'invito ad emetterli, volevo tra l'altro fare anche notare che sì, per carità, le nuove emissioni sono sempre benvenute, però in questo momento, e l'ho fatto andando sul CEDLAB semplicemente per avere un insieme di un numero di insieme. In questo momento Leonteq quota sui mercati, sul TLX, 51 certificati diversi con strutture reverse, da basket di indici fino ad arrivare a basket di titoli o singoli sottostanti, come ad esempio questo su Twitter. Insomma, al di là delle novità che possono essere portate in quotazione, c'è tanto materiale già da acquistare. Quindi, per chi fosse oggi più portato a guardare i reverse proprio per ottica di copertura, insomma, consideriamo l'esistenza di 50 certificati già in quotazione, quindi, al di là delle nuove proposte che possono arrivare. Allora, dato che più di, ecco, ad esempio Brunella, insomma, fa riferimento a Reversa su Twitter che ha appena rimborsato con grande soddisfazione, facciamo un passaggio sui twin-win. Siete d'accordo, Anna, Pietro? Certo. Ok. Allora, in particolare, direi di andare a vedere due twin-win con nuovi e poi chiedevano un approfondimento sui twin-win messi a novembre. Quindi adesso vediamo un po' come li andiamo a ritrovare. Però nel frattempo noi avevamo segnalato, o meglio, avevamo evidenziato due ISIN di cui possiamo andare a parlare. Quindi io vado a scriverli e dopodiché, se voi avete qualche altra idea o se arriva qualche altro spunto, possiamo andare a parlare di questi. Però hai fatto giustamente riferimento, Pietro, prima alla possibilità di andare non direttamente short, perché poi sai, tante volte durante quest'anno, e sono assolutamente d'accordo con te, si è parlato di momento di mercato troppo alto e quindi la tendenza a voler eventualmente andare in maniera sul mercato in posizione ribassista, però se l'avessimo fatto durante quest'anno, come d'altronde più di qualcuno ha fatto, compreso me, insomma, non è andata particolarmente bene. Quindi, piuttosto che andare direttamente short, esiste la possibilità di posizionarsi sul mercato in maniera un po' così bidirezionale, e questo è fattibile con i twin-win. Allora, ne abbiamo due interessanti nuovi, poi Vincenzo ci ha messo l'ISIN di un altro di cui parleremo dopo. Certo. A voi.
Allora, il primo che tu hai selezionato, ISIN CH05 082 10546, è un Twin Win Certificate su AMD e Snapchat. Ha una scadenza naturale di 2 anni, ma si tratta di un Twin Win Autocall, ovvero di un prodotto, di un certificato che può essere comunque richiamato anticipatamente. Come funziona questo prodotto? Allora, ha un paniere worst-off di due nomi, AMD e Snap, e paga una cedola condizionata del 2% mensile. Il coupon trigger è posto a 100%, quindi equivale al livello di fixing iniziale, ed equivale anche al trigger autocall. L'autocall ha un delay di 6 mesi, quindi per i primi 5 mesi si osserva solo la cedola e poi si inizia a osservare anche l'autocall. E se il certificato non richiama anticipatamente, ovvero non viene mai esercitato l'autocall, arriva a scadenza. La scadenza è posta a 2 anni, una scadenza naturale. E cosa succede a scadenza? A scadenza si attiva la caratteristica twin-win. È una caratteristica che si attiva chiaramente solo se la barriera non viene toccata. È una barriera europea posta al 50%. Quindi cosa vuol dire? Che se nessuno dei due sottostanti ha perso più del 50% rispetto allo strike iniziale, può avere una partecipazione sia sull'upside che sul downside. Si guarda sempre al certificato, al sottostante con la performance peggiore dei due. Quindi se il sottostante con la performance peggiore ha una performance positiva, l'investitore riceverà il 100% del valore nominale più l'equivalente lineare della performance positiva del sottostante. Se il sottostante peggiore ha comunque una performance negativa, ma non tocca la barriera, ovvero non perde più del 49,99% rispetto allo strike iniziale, l'investitore parteciperà in modo assoluto alla performance, ovvero se il sottostante con la performance peggiore ha perso il 30% dallo strike iniziale, a scadenza l'investitore avrà 100% del valore nominale più il 30%. È un Mi chiedo meccanismo di ripetere altrove. l'ISIN. L'ISIN, da ripetere, allora CH 05 08 21 05 46. È Ma un guarda, nuovo. allora Anne, se mi permetti, questo certificato è una bomba perché allora spieghiamo bene gli scenari. Innanzitutto partiamo dai sottostanti e in particolare da AMD che ha messo in crisi gran parte dei certificati reverse che ci sono, ad esempio, tra cui uno in particolare che ha ormai AMD quasi al 100% dello strike iniziale, quindi rischia di far azzerare il prodotto reverse. Quindi effettivamente in questa fase AMD viene vista come un titolo che effettivamente è cresciuto tantissimo nell'ultimo mese con un bel po' di paura per quello che è lo scenario rialzista che può continuare ad avere. Allora, Snap un po' meno, ma insomma sicuramente AMD è quella che preoccupa di più. Detto questo, allora gli scenari, quindi parte il certificato e ogni mese paga il 2% solo se si verifica il rimborso anticipato, o meglio, allora per i primi 6 mesi Per i paga primi. con 100% sul worst off, giusto? Corretto. Quindi se appunto come succede adesso, per esempio, abbiamo come livello iniziale 39,41, 38,78 per AMD e anche Snap che è più bassa, quindi in questo momento non pagherebbe a fine anno il coupon del 2, però lo mette in memoria perché c'è la memoria sui coupon Esattamente. mensili. Perfetto. Quindi per i primi 6 mesi possibilità di ricevere il coupon se tutti e due sono sopra strike. Se non si verifica questa condizione, da maggio 2020, quindi intanto ci saranno a quel punto 6 coupon del 2% in memoria, da maggio 2020 possibile rimborso anticipato, ma anche in questo caso servono tutti e due sopra strike. E quindi in questo caso rimborso anticipato. E da quel mese in poi, da maggio 2020 fino alla scadenza,
si Fino a un può mese prima seguire della scadenza. fino a un mese prima della scadenza, esatto, Perché fino a alla ottobre. scadenza chiaramente si può avere la caratteristica twin-win. Ecco, ma se alla scadenza. Allora, aspetta, aspetta, prima della domanda difficile, andiamo con le cose facili. Quindi, sopra strike, durante tutti i 2 anni, incassiamo il 2% al mese per quanti mesi sono passati dall'emissione. E quindi, fin qui è facile. Fino alla penultima data, che è il 29 ottobre 2021. Al Mentre la 29 ottobre scadenza 2021. è il 29 novembre 2021. Esatto, quindi al 29 ottobre 2021 abbiamo ancora un certificato, abbiamo ancora un titolo sotto strike, non c'è il rimborso anticipato, non abbiamo incassato nessun premio. Esatto, si arriva a Ok. scadenza e a scadenza. Aspetta, 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 rimborso anticipato, Marco mi chiede di specificare sopra lo strike iniziale, perché è 100%. Corretto. Corretto. Arriviamo alla scadenza, quindi il 29 ottobre 2021, che è la penultima data, uno dei due titoli è in negativo o entrambi, ma insomma è sufficiente uno perché si guarda il borsof. Riguarda Arriviamo all'ultima data. l'ultima data è il 29 novembre 2021 e si guarda chiaramente il worst off. Se il worst off ha perso più del 50% dallo strike iniziale, vuol dire che ha toccato la barriera europea del 50% e vuol dire che l'investitore riceverà la performance negativa del peggior sottostante, classico come in quasi tutti i nostri certificati, la barriera europea. Se invece il worst off, cioè il Ad esempio, peggior. perde il 40%. Mettiamo l'ipotesi che uno dei due titoli perda il 40%. A quel punto il rimborso sarà di 1.400. 1.400. 1.400. Quindi si ribalta esattamente in positivo la performance negativa del titolo peggiore. Quindi, Esatto. perfetto. Ovviamente, però, in questo caso, invece, quale potrebbe essere lo scenario migliore in assoluto? Eventualmente, non so se è questo. Perché se, ad esempio, alla penultima data abbiamo un titolo sotto strike, ma poi per l'ultima data risale sopra lo strike e ad esempio chiude a più 5% il worst off, a quel punto noi otteniamo 1.000 più il 5% del worst off più tutti i coupon che erano rimasti in memoria. Esattamente, corretto. Allora Quindi ti spiego, praticamente. la nostra idea è la seguente. Quando noi lanciamo questi twin win che hanno l'autocall trigger level uguale al coupon trigger level, fondamentalmente noi la vediamo così. L'idea qual è? Tu hai in mente un paio di sottostanti e hai paura che ci sia una correzione laterale, quindi vuoi in un certo senso, diciamo, edgiarti da questa correzione laterale. In questo caso, per esempio, AMD o Snapchat. Quindi la nostra idea è la seguente: noi diciamo, tu ti compri un Edge, che è questo certificato. Se i sottostanti salgono e vanno nella direzione opposta che avevi pensato, il tuo Edge sparisce, il prodotto viene richiamato e non solo tu non lo paghi, ma ci guadagni anche la cedola. Quindi tu ti aspettavi che i sottostanti scendessero, i sottostanti sono saliti. Ti è andata bene comunque perché il prodotto si estingue, ti paga 2% per ogni mese da quando l'hai comprato e tu sei contento. Se invece i sottostanti scendono, tu hai la partecipazione assoluta fino alla barriera. Quindi i sottostanti scendono come ti aspettavi, fanno meno 30, meno 40%, tu comunque ci guadagni quel meno 30, quel meno 40 in positivo. Chiaro che se il peggior sottostante perde più della metà, cioè il 50%, allora lì hai una perdita. Quindi noi lo vediamo come un prodotto per fare un edge da una correzione di mercato che non sia assoluta, ma fino a un 50% del peggiore dei due titoli. Per questo Perfetto. motivo il trigger autocall è uguale al trigger del coupon, perché l'idea è tu ti aspetti che i sottostanti scendano, ma se invece i sottostanti salgono, il prodotto si estingue e ti paga comunque le cedole. Guarda, sei stato chiarissimo, tra l'altro, è un po' come dire, allora mi aspetto che il mercato crolli o comunque che questi titoli proprio facciano un tracollo del 60-70%, mi metto short e punto, cioè vado direttamente reverse. Se Esatto. invece ho paura che possano scendere pesantemente,
ma non voglio espormi al rischio che in caso di salita vado a perdere, perché se io mi metto direttamente short, se poi invece i titoli salgono, chiaramente perdo immediatamente, no? Il classico short mi fa perdere in caso di rialzo. Invece qui diamo una possibilità di andare a guadagnare anche nel caso di salita. Tra l'altro, mi chiede Alex cosa si intende per edge, se possiamo dare una definizione. Tra l'altro, si è Certamente. riattivata la webcam, se vi avviso che c'è comunque nuovamente la webcam perché i problemi di audio sembrano risolti, quindi c'è Ok. ancora la webcam, ok. Come edge noi intendiamo uno strumento che ti dia protezione su una determinata posizione. Quindi, per esempio, se un investitore ha un portafoglio che è al 90% long e decide di proteggere quel portafoglio comprando un reverse autocall, il reverse autocall non è un edge, perché se il mercato crolla, il reverse autocall pagherà una cedolina, ma non ti va a compensare le posizioni che hai attualmente long. Invece, un prodotto di questo tipo, fino alla protezione del 50%, ti dà la performance assoluta. Quindi, se i titoli fanno meno 30, tu avrai effettivamente un più 30. Quindi riesce a compensarti una posizione long opposta. Chiaramente è una protezione fino al 50%, come abbiamo detto, perché se c'è una correzione di mercato assoluta e uno di questi due titoli perde più del 50%, allora vai ad avere una perdita. E, diciamo che si intendeva questo, non so se è abbastanza chiaro. Ma se alla prima scadenza autocall il worst off fa più 5, rimborsa 105? No, viene rimborsato al 100% più le cedole. La caratteristica twin-win è solo a scadenza. Sì. Quindi, insomma, in conclusione chiedono se può servire come copertura, ma insomma io direi che chiaramente di solito si pensa alla copertura al prodotto ribassista, no? Quindi chiaramente il prodotto per eccellenza per le coperture è il prodotto con facoltà short, che può essere un certificato, può essere direttamente un future piuttosto che un'opzione, quello che volete voi, però insomma tendenzialmente le coperture si fanno in questi termini, quindi ho un portafoglio tutto long, tutto rialzista. Vado a mettere in parte un po' di short per cercare di coprirmi, in parte o totalmente, insomma, a seconda di quella copertura che voglio adottare. Diciamo che questi certificati, a mio avviso, si prestano bene, fermo restando una considerazione utile che possiamo fare. Nel frattempo ho messo già un altro item, che attenzione al prezzo nel durante, cioè, questa è una cosa che secondo me, Anna e Pietro, che dobbiamo comunque chiarire. Allora, abbiamo detto che il certificato a scadenza ribalta in positivo la performance negativa del titolo peggiore, del worst off. Però attenzione perché nel durante, cioè il prodotto dura 2 anni, ma se dopo un anno uno dei due titoli sta a meno 40%, il certificato non quota 1.400, non quota neanche 1.200, cioè non sta ribaltando in positivo, perché essendoci ancora un anno di tempo alla scadenza, allora a quel punto si guarda con più preoccupazione alla tenuta della barriera che alla probabilità di ribaltare la performance. Pertanto, a un anno dalla scadenza, il certificato probabilmente a fronte di un meno 40 del titolo peggiore è abbondantemente sotto la pari e non sopra. Quindi attenzione ad utilizzarlo come copertura immediata sul portafoglio, perché si rischia di avere poi un certificato che nel durante non sta facendo funzione di copertura, ma in realtà sta anche accentuando eventualmente la perdita. Se poi quella situazione si mantiene fino alla scadenza o a qualche mese prima, e allora si inizia ad avvertire l'effetto del ribaltamento. Siete d'accordo? Assolutamente. Ok, quindi no, era importante. Andrea, scusami, si riferiva alla copertura del certificato reverse su AMD. Guarda, Andrea, non so se per copertura o se proprio come switch, devo dirtela tutta. Però questa è una riflessione che poi dobbiamo fare andando a vedere bene i prezzi. Sì, diciamo per copertura sì, potrebbe funzionare, ma fino a un certo punto, perché se AMD dovesse continuare a crescere, come abbiamo visto qui, insomma, ti rimborsa immediatamente 1.200, 1.000 più i 6 coupon del 2, insomma, ti aiuta, ma non ti aiuta troppo. Quindi non so se va vista più come copertura o forse come soluzione per addirittura fare uno switch, però insomma si dice meglio di niente sicuramente.
Allora, altra situazione che abbiamo visto con la stessa struttura, invece ha due titoli non americani in questo caso, uno insomma molto sotto la lente per motivi diversi, ArcelorMittal e Webcard. Esatto, allora si tratta del prodotto con ISIN CH 05 082 10 538 che potete chiaramente trovare sul nostro sito. Un certificato quotato su EuroTLX, ha la struttura molto simile a quello di cui abbiamo appena parlato, anche questo è un twin-win autocall su due nomi diversi chiaramente dai nomi del certificato che abbiamo appena visto, ArcelorMittal e Wirecard, e anche questo è appunto, un certificato di tipologia twin-win autocall con scadenza naturale 2 anni, ma con possibilità di richiamo anticipato a partire dal sesto mese, ovvero da maggio 2020. È praticamente uguale all'altro. Ciò che cambia oltre al paniere è la cedola, in questo caso è una cedola dell'1,25 mensile, quindi del 15% annualizzato, una cedola condizionata sempre a un trigger del 100%, anche in questo caso l'autocall trigger è posto al 100% ed è flat 100% senza step down. E in questo caso la scadenza si possono avere gli stessi scenari che si hanno prima. C'è una barriera europea, anche in questo caso al 50% dello strike iniziale, per cui gli scenari che abbiamo descritto sul prodotto precedente sono gli stessi che si possono verificare in questo certificato. Ecco, quindi vediamo che stesso meccanismo, qui cambia, come hai detto tu giustamente, la cedola che è un po' più bassa, da 2 che si passa all'1,25, ma cambiano anche i titoli che sono un po' meno ballerini, per quanto insomma Wirecard negli ultimi anni si è mossa parecchio, ArcelorMittal insomma in quest'ultima fase. Comunque qui abbiamo un prezzo tra l'altro anche un po' più interessante se non sbaglio, perché è 979 sul mercato secondario. L'altro mi sembra che fosse leggermente più alto. Comunque, due idee per andare su certificati Twinwin, 2 anni di durata, ribaltamento delle performance, interessante premio. Nel frattempo che io vi cerco un certificato Twinwin che Vincenzo ci aveva chiesto, che era forse quello che avevamo raccontato anche a novembre, vi giro una domanda un po' più tecnica e molto interessante, in realtà è una riflessione. Allora, prima di farvela rispondo alle due domande appena arrivate. In generale i certificati twin-win hanno l'effetto twin-win solo alla scadenza? Sì, Luciano, perché le opzioni esercitano esattamente solo alla scadenza, quindi ribalta in positivo solo alla scadenza, fermo restando che se mancano 2 mesi, 3 mesi alla scadenza e il sottostante non è vicinissimo alla barriera, si inizia ad avvisare questo effetto di ribaltamento, quindi anche un po' prima. E mentre per Francesco, nessuna cedola, allora sui twin-win con trigger cedola al 100%, si rischia di non prendere nessuna cedola per tutta la durata del certificato se il worst-off è sempre sotto trigger. Ecco, questa magari è una considerazione che vi giro fatta da Francesco, perché dice effettivamente, dice, la scelta di metterla il trigger cedola al 100%, in questo caso hai spiegato perfettamente Pietro il motivo. Però ecco, la riflessione di Francesco era magari appunto che rischi di non prendere nulla. Ecco, Invece vi un'osservazione. volevo girare Ah, questa, scusami. poi naturalmente rispondete. Intanto vi dico, se Gianluca ha fatto una considerazione che intanto di condividere abbastanza, possiamo pensare a questa struttura come uno straddle su due titoli a termine con condizionalità di prezzo, cioè quindi praticamente uno straddle, ricordiamo, è una posizione contemporanea long e put sullo stesso sottostante, stessa scadenza. E la figura che si ottiene su un long straddle è effettivamente molto simile a quella del twin win, fermo restando che poi da un punto di vista opzionale in questo caso si ricorre all'utilizzo di due opzioni put down and out per la costruzione della struttura, quindi due opzioni esotiche. Però ecco, queste due domande o comunque due spunti se volete dire la vostra. Beh, allora, innanzitutto sì, con la differenza che l'autocallability dà la possibilità al prodotto di estinguersi, quindi questa è la differenza principale.
perché chiaramente è un prodotto che dopo 6 mesi può andare a rimborso. Ora, per quanto riguarda invece l'altra domanda, è assolutamente vero, il rischio è quello di non prendere coupon per un periodo di tempo prolungato. Chiaramente è una scelta che noi abbiamo fatto perché io potevamo benissimo lanciare lo stesso prodotto, magari con la barriera per la cedola al 50% come la barriera. In questo caso era più simile a un autocall rispetto a il prodotto che in realtà abbiamo lanciato, la differenza è che il coupon sarebbe stato molto più basso. Quindi noi abbiamo preferito creare un prodotto dove tu hai la possibilità di guadagnare se il prodotto richiama, ma anche se il prodotto va a scadenza. Il compromesso è che c'è la possibilità di non ricevere cedole per diverso tempo. Quindi sì, è vero, può benissimo finire che per i prossimi 3 anni il cliente ha il certificato in pancia e non viene pagata nessuna cedola. Poi chiaramente a scadenza, se il prodotto va bene, dovrebbe ricevere un cedolone molto alto. Se i sottostanti scendono ma sono comunque entro la barriera, dovrebbe ricevere la performance assoluta del peggiore. Quindi sì, è un compromesso che siamo andati a cercare noi. Comunque Ecco, ricordiamo, guarda. Sì, scusa, scusami Anna, prego. il TwinWin nasce comunque come un prodotto a partecipazione, quindi i prodotti a partecipazione normalmente pagano il payout alla scadenza, aggiungendoci la caratteristica autocall e quindi con i coupon c'è comunque la possibilità di avere il payout prima della scadenza. È un po' un mix tra un yield enhancement e un prodotto a partecipazione. E a proposito di categoria Awards che ci sono entrambi, allora ringrazio Vincenzo perché mi aveva segnalato questo codice ISIN parlando sempre di TwinWin, forse l'avevamo raccontato a novembre perché questa è un'emissione comunque di fine ottobre e questa tra l'altro risponde perfettamente a chi sta guardando con più magari preoccupazione all'incasso periodico dei coupon, perché nello specifico questo invece ha la barriera per i coupon al 60%. Allora, si tratta di un TwinWin autocall anche in questo caso legato al titolo Intesa San Paolo, quindi singolo sottostante, e qui vediamo quindi la caratteristica a 3 anni di durata, quindi un anno in più rispetto ai precedenti, ma perché c'è un solo titolo sottostante anche un po' meno volatile rispetto magari soprattutto a quelli americani. In questo caso la barriera per il ribaltamento a scadenza è al 60%, quindi vuol dire che si ribalta fino a meno 40, ovvero fino a un livello barriera di 1,35 sul valore di Intesa San Paolo. Quello che è estremamente. Ah, no, 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 avevo letto male, avevo letto che per il pagamento della cedola era 60%, invece faccio mia colpa, perché in realtà il funzionamento è lo stesso, quindi si incassa il premio anche in questo caso sul livello trigger 100%. Quindi il funzionamento è lo stesso anche in questo caso. Sì, Esatto. esattamente identico. Ok, no, no, l'avevo guardato, ma mi ero fatto ingannare al 60% e pensavo che fosse legato alla tenuta della barriera. Però ecco, comunque ne approfittiamo, ringraziamo Vincenzo per aver fatto notare questo codice ISIN eventualmente anche a tutti coloro che sono all'ascolto, perché comunque è un certificato estremamente valido, perché se Intesa rileva al di sopra del livello iniziale che è 2,29 e 2,25, quindi livello di fix iniziale 2,25, oggi 2,29 in chiusura probabilmente leggermente meno, ma insomma possiamo andare a vedere. Oggi era proprio la data di osservazione per il primo premio, quindi chiusura di oggi 2,27 e 1, quindi siamo al di sopra del livello iniziale. Con questa osservazione, oggi proprio 2 dicembre, non c'è il pagamento del coupon perché abbiamo rilevato al di sopra dei 2,25 e il certificato prosegue regolarmente in quotazione perché la prima data autocall è al 30 aprile 2020. Quindi il 6 dicembre verrà messo in pagamento il primo coupon dell'1% per questo certificato. E quindi interessante perché paga l'1% al mese e poi, se non dovesse mai rimborsare prima, ribalta fino a meno 40. E per Alex, esiste un link per poter rivedere questo webinar anche nei prossimi giorni? Sì, sul nostro canale YouTube, CEDLAB Academy, quindi CEDLAB Academy su YouTube.
potete trovare la registrazione del webinar già da domani, quindi potete, per chi si è collegato in ritardo, è possibile vederlo. Allora, quindi questo era per quanto riguarda i Twin Wim. Intanto, Anna, Pietro, vogliamo magari dire qualche novità? In particolare ce n'è una che tra l'altro credo che si veda anche perché spicca con il colore Il numero verde. verde. Sì, abbiamo Esatto. finalmente avuto l'approvazione dal nostro ufficio di compliance per avere il numero verde. Quindi chiunque adesso abbia delle domande specifiche ci può telefonare dall'Italia senza spendere. E funziona, lo abbiamo già provato un paio di volte. Ecco, guarda, ci stanno dicendo regalo di Natale, ci avete fatto, quindi no, viene apprezzato. Così come vi giro quanto ha scritto Silvio, che si complimenta con voi perché rispondete sempre alle domande e ai quesiti posti per email. Quindi ok, Giovanni invece testimonia che il numero verde funziona, probabilmente vi ha già contattato. Ecco, Luca mi aveva già chiesto all'inizio del collegamento una cosa, però mi ero dimenticato di girarvela, quindi ve la chiedo. Se pensate di emettere certificati con barriera al 40%, come già fa qualche altro emittente. Allora, c'era stato un periodo l'anno scorso dove ci avevamo dato un occhio. La verità è che da un punto di vista di trading, si può fare, ma i nostri traders non sono particolarmente contenti perché diventa molto significativo come rischio per fare ledge del prodotto da parte loro. Quindi non ce l'hanno mai incentivato particolarmente. C'è anche da dire che spessissimo no, a noi piace fare i prodotti che hanno la barriera della cedola uguale alla barriera del capitale, quindi avere un prodotto che ha la barriera cedola uguale alla barriera del capitale uguale al 40% diventa molto difficile trovare qualche titolo che possa comunque pagare una cedola significativa in questo momento dove non ci sono degli spike di volatilità enormi. Quindi è una possibilità che abbiamo. Chiaramente, se iniziamo a vedere tanti prodotti sul mercato in questo modo e funzionano bene, allora ovviamente li faremo anche noi. Per il momento, nel breve periodo, mi verrebbe da dire di no, proprio perché non c'è abbastanza volatilità per poterlo giustificare a livello di rendimento. Ok, abbiamo risposto a Luca. Allora, prima di salutarci, intanto rispondo a Francesco. No, non abbiamo parlato del Twin Win su Fiat, Moncler e Tenaris. Proveremo a farlo la prossima volta, però volevo, visto che siamo in conclusione, ma soprattutto siamo nella parte conclusiva dell'anno, e quindi c'è un tema molto caldo legato alle minusvalenze, vi ricordo, adesso non avevo previsto di parlarne, ma scorrendo nella pagina dei prodotti l'ho trovato, e quindi magari ecco, ricordiamo anche la possibilità di poter intervenire sulle minus che scadranno a breve con un certificato che paga dei premi più importanti, in particolare il cosiddetto Welcome Coupon, e qui abbiamo questo certificato che pagherà il 15% di premio il 16 dicembre con data di osservazione 9 dicembre. E per incassare questo primo coupon importante del 15% è sufficiente che i titoli del basket rilevino almeno al 35% del livello iniziale, quindi in questo caso qui la barriera è molto molto bassa, ma si tratta appunto solo del premio iniziale. E, i titoli sono EDF, Enel, RW e Veolia, quindi tutti in questo momento non troppo distanti dallo strike iniziale, RW è il peggiore. E forse è nell'oggi che ha perso circa un 3%, però insomma questo nell'ottica dell'incasso del coupon non è insomma, non pregiudica, dopodiché la barriera scende al 65% per il capitale. E questo è un certificato che paga esclusivamente il primo coupon, ricordo male, ragazzi? Corretto, è corretto. Ok, quindi da utilizzare esclusivamente per il recupero delle minus in scadenza breve. Questo insomma era un fuori programma, però mi ci sono imbattuto, quindi ho voluto dare un'occhiata molto veloce. Va bene, allora direi che siamo arrivati in conclusione. Avevamo previsto di parlare anche di qualcos'altro, ma insomma ci siamo abbastanza dilungati oggi per affrontare bene i win-win di cui abbiamo detto. Effettivamente non riusciamo mai a parlare e quindi questa volta volevamo farlo approfonditamente. Credo ci siamo riusciti. Abbiamo visto insomma le due novità
su AMD e Snap piuttosto che su ArcelorMittal e Worldcard. Abbiamo dato un'occhiata anche a un preview su Intesa e poi la novità dei certificati autocallable, ovvero Phoenix Memory su singolo sottostante per la prima volta quotati al SEDEX. Volete aggiungere qualcos'altro? Nel frattempo vi giro innanzitutto gli auguri di Vincenzo, visto che non credo che ci rivedremo prima della 2020, e poi complimenti perché insomma ritengono i webinar con Leontech sempre molto istruttivi e chiari, quindi queste sono tutte cose che vi giro. Volete aggiungere qualcosa in conclusione? Vi ringraziamo come sempre e ci rivedremo con l'anno nuovo, per cui auguriamo a tutti delle buone vacanze. Seguiteci, se vi interessa rimanere aggiornati sulle nostre missioni, iscrivetevi alla nostra mailing list se non l'avete già fatto. E ovviamente per qualsiasi domanda potete o chiamarci al numero verde o scriverci a info@italy.leontech.com. Ecco, hai parlato di mailing list o comunque di questo sto facendo vedere perché comunque arriva periodicamente questa mail con un PDF molto utile con le emissioni sul secondario, quindi è possibile andare a vedere. Quindi, ad esempio, la novità di oggi sono gli autocallable single names, ma insomma un po' di spunti. Quindi chi volesse orientarsi, anche perché di certificati in quotazione ormai ne avete un bel po', adesso non insomma, potrei andare a vedere, ma credo che avete superato diverse centinaia. Avete un numero? Tra i 400 e i 500 attualmente in quotazione. Ecco, quindi insomma vi siete dati da fare. E qui in questa newsletter arriva un po' una selezione di prodotti da tenere sotto controllo. Va bene, io vi ringrazio per la chiarezza, per la disponibilità. Insomma, abbiamo cercato come sempre di dare risposta un po' a tutte le domande. Mi scuso con Sergio perché è stato il primo a collegarsi e a dare due spunti, però non siamo riusciti a vederli. Poi tutte le altre più o meno dovremmo esserci riuscite. Ce n'è una un po' più complicata di Guido e non ce l'abbiamo fatta, ce la teniamo buona perché l'aveva premesso lui stesso, forse da affrontare in un altro momento. Quindi ringrazio tutti coloro che siete stati appunto numerosissimi e partecipi. E naturalmente, se non ci sarà occasione, tanti auguri di Natale. Fa un po' strano perché è il 2 dicembre, però insomma iniziamo a farceli già da adesso. E vi ringrazio per la partecipazione, così come naturalmente anche a voi, Anna e Pietro. Grazie a voi. Ciao, Grazie. Un caro saluto a tutti, buona serata. grazie. Ciao.